regina incontrastata dell'Adriatico per più di 1000 anni. Per la sua struttura urbanistica e per il vasto patrimonio artistico, è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo. È stata dichiarata, assieme alla sua laguna, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Per secoli una delle città più raffinate d'Europa. Il suo coloratissimo carnevale è conosciuto in tutto il mondo. La sua arte ha influenzato per sempre il corso della storia. Tradizioni millenarie, eleganti locali, musei di fama internazionale, panorami introvabili in nessun altro luogo al mondo. Il viaggio da fare almeno una volta nella vita. In una parola, Venezia! Il centro storico di Venezia, unico nel suo genere che l'ha resa famosa in tutto il mondo, sorge su 121 isole divise da 177 canali e collegate da ben 436 ponti. Cuore del centro storico e simbolo della città è Piazza San Marco. La celeberrima Basilica di San Marco domina la piazza da quasi 1000 anni ed è colorata d'oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia di Venezia. Purtroppo internamente non si possono fare foto né video. Questo che vedete è l'ingresso della basilica. Immaginate cosa potete trovare all'interno. E questa che vedete fuori è la fila che vi aspetta. Dal museo della basilica si apre una splendida vista su Piazza San Marco e sul Palazzo Ducale, sede del governo della Repubblica di Venezia e oggi museo che espone opere dei migliori artisti veneziani. Qui mi è stato proibito di girare immagini in movimento, quindi con la camera ferma voglio comunque darvi un'idea di ciò che potete trovare. Dalle prigioni del palazzo uno stretto corridoio conduce al celebre Ponte dei Sospiri, il cui nome si riferisce al sospiro dei prigionieri che per l'ultima volta potevano guardare la laguna e respirare un po' di libertà, prima di essere rinchiusi in cella. La Torre dei Mori sovrasta l'accesso all'antica merceria, la via commerciale della città. Il suo grande orologio astronomico è un capolavoro di tecnica e di ingegneria. Ma dall'altra parte di Piazza San Marco, proprio davanti alla Torre dei Mori, c'è un'altra torre, decisamente più famosa, che quasi non ha bisogno di presentazioni perché si vede in tutte le immagini della città. Un secondo. Ma sì, certo, l'avete riconosciuto. È il campanile di San Marco, uno dei campanili più alti d'Italia. Dall'assù il panorama su tutta la città di Venezia e sulla laguna è fantastico. E ci sono anche delle storie interessanti da raccontare. Dai, andiamo! All'inizio del 600 vengono costruiti degli occhiali speciali, mediante i quali si possono vedere gli oggetti lontani come se fossero vicini. Siamo esattamente nel 1609 e Galileo Galilei si mette a studiare il modo di migliorare questi occhiali speciali e inventa qualcosa che per l'epoca è davvero rivoluzionario, il primo cannocchiale. Esattamente da questo campanile vuole dare una dimostrazione degli evidenti vantaggi che il suo cannocchiale può portare alla Repubblica di Venezia in campo militare. E proprio grazie a questo suo contributo riesce ad ottenere la cattedra vita all'Università di Padova e il raddoppio dello stipendio. Ma Galileo non si ferma qui, vuole anche utilizzare il suo cannocchiale in modo scientifico e specialmente astronomico. Quindi, sempre da questo campanile, punta il suo cannocchiale verso il cielo e si mette ad osservare gli astri. E fa tantissime scoperte, scopre tante cose sulla Luna, sulla Via Lattea, scopre che Giove ha dei satelliti, insomma, dà un grandissimo contributo a tutta l'umanità grazie alle sue scoperte astronomiche. Ora, io non sono uno scienziato e non sono nemmeno Galileo, quindi non mi metterò qui col naso all'insù a guardare il cielo. Però vi posso assicurare che da qui, anche guardando in basso, lo spettacolo è garantito.
Migliaia di visitatori da tutto il mondo si riversano in città per partecipare al Carnevale di Venezia, una gigantesca festa che continua da oltre 1000 anni e che ogni anno invade le strade e le piazze veneziane con spettacoli, comitive in maschera ed eventi di ogni tipo organizzati ad ogni ora del giorno. Siamo circa a metà del 500. Durante un'edizione del Carnevale di Venezia, un giovane atleta turco riesce nell'impresa di camminare lungo una fune da una barca ancorata nel molo della piazzetta fino su al campanile di San Marco. La folla è in delirio, lo spettacolo è garantito e da quel momento in avanti lo spettacolo dei funamboli professionisti diventa un must per ogni edizione del Carnevale di Venezia. Oggi i funamboli sono stati sostituiti da dei personaggi noti del mondo dello sport o dello spettacolo che vengono assicurati ad un cavo d'acciaio lassù in alto sul campanile di San Marco e fanno la loro discesa trionfale qui in piazza San Marco. Questo si chiama il volo dell'aquila. Piazza San Marco e le strade circostanti sono invase dalla folla che vuole ammirare la sfilata e partecipare alla premiazione delle maschere in concorso. Un appuntamento molto sentito dai veneziani è il tradizionale svolo del leone. Un grande telo che rappresenta il leone alato, simbolo di Venezia, viene sventolato sopra la piazza. Balli e spettacoli teatrali vengono improvvisati in ogni angolo della città, ci sono numerosi concerti e i festeggiamenti continuano ben oltre il tramonto presso i grandi palazzi veneziani, che organizzano feste private e balli in maschera. C'è un'attività che ha reso i veneziani famosi in tutto il mondo, ed è quella della lavorazione del vetro. Oltre 1000 anni fa i vetrai veneziani iniziarono questa attività ereditandola dagli orientali, e oggi c'è un centro del comune di Venezia che è sinonimo e garanzia di qualità di quest'arte, ed è proprio lì che sto andando. In realtà la fama di Murano nacque per proteggere il centro storico di Venezia, dal momento che i forni dei laboratori causavano spesso disastrosi incendi. Inoltre, concentrare le vetrerie a Murano servì alla Repubblica di Venezia a custodire gelosamente un'attività che l'aveva resa celebre in tutto il mondo. I maestri vetrai godevano dell'immunità dai procedimenti giudiziari, e a loro era concesso di sposare ragazze appartenenti a classi sociali più abbienti, quindi la categoria dei vetrai divenne quella più ambita, tanto che nel 500 3.000 persone su 7.000 residenti erano occupate nel settore del vetro. Girando per le vie di Murano è possibile trovare un gran numero di botteghe ed assistere a visite guidate che iniziano sempre con il rituale di benvenuto. Eh sì, ci siamo cascati tutti. Nella bottega lavorano maestri vetrai di esperienza decennale e aiutanti, che nel contempo spiegano le varie fasi della lavorazione e le antiche tecniche utilizzate per la creazione di questi manufatti apprezzati in tutto il mondo. E se pensate che nel montaggio del video abbia tagliato le parti più noiose per farvi vedere solo le fasi salienti della creazione, beh, vi sbagliate. Questo maestro è davvero un fenomeno di abilità e velocità. In circa 15-20 minuti di visita guidata è riuscito in tutta tranquillità a creare almeno 8-10 oggetti in vetro. Volete una dimostrazione? Ok, andiamo. Ecco, in 1 minuto e 26 secondi ha fatto un cavallino di vetro. E non ne ha fatto solo uno.
Dopo aver visto questi artisti all'opera, mi sento un po' artista anch'io e decido di andare a visitare alcuni tra i musei più interessanti della città. Voglio scoprire di più sull'influenza di Venezia sull'arte a livello mondiale e il museo di Carezzonico fa proprio al caso mio. Per secoli Venezia è stata una tra le città più raffinate d'Europa, con una forte influenza sull'arte, sull'architettura e soprattutto sulla pittura. Basta pensare a Paolo Veronese, Paolo Veneziano, Tintoretto, Tiziano, Lorenzo Lotto, tanto per citarne alcuni, Giorgione, ma non solamente pittori, pensiamo ad esempio ad Antonio Canova, ad Antonio Vivaldi e così via. Insomma, nel XVIII secolo Venezia è una città che ha una grandissima influenza e forse la città più importante al mondo dal punto di vista artistico e culturale. E soprattutto molto importante, a Venezia si sviluppa in quel periodo un movimento, possiamo dire, una scuola di vedutismo e paesaggismo. Ed emerge la figura di Canaletto. Con il vedutismo, il paesaggismo, per la prima volta nella storia della pittura, il paesaggio inteso come natura, ma anche come città, come architettura, è al centro di una composizione pittorica e non più semplicemente uno sfondo o un contorno per l'azione umana oppure per altri temi. Per la prima volta nel corso della storia, il paesaggio viene rappresentato oggettivamente e ha un ruolo centrale nella pittura. Comincia quindi a nascere una certa attenzione nei confronti del paesaggio e della scoperta di nuovi paesaggi. Il viaggio comincia ad avere una funzione di formazione. Nasce il fenomeno del Grand Tour e Venezia era una tappa obbligata del Grand Tour. Tra l'altro, dall'espressione Grand Tour deriva la parola turismo e il fenomeno turistico. Il Grand Tour era una sorta di viaggio iniziatico che verso il XVII secolo intraprendevano i giovani rampolli delle famiglie aristocratiche europee per poter perfezionare la propria formazione, per potersi dire esperti della vita, del mondo, insomma per diventare di fatto degli uomini e per poter essere accettati nella società come tali. Vengono scritti diversi libri sul Grand Tour, libri che poi in seguito verranno considerati le prime guide turistiche. Ma non solo quello, tantissimi giganti della letteratura mondiale hanno scritto su Venezia, Stendhal, Lord Byron, Proust, Goethe, Mann, D'Annunzio, Pirandello, Dostoevsky, Hemingway e potrei andare avanti così per una settimana. Insomma, il punto è che da questo momento in avanti si comincia a documentare il viaggio e si comincia a parlare di documentari di viaggio. Quindi, se io sono qui a fare quello che sto facendo, se sono qui a raccontarvi Venezia, è perché a Venezia lo devo, perché qui tutto ha avuto inizio. Altri musei imperdibili di Venezia sono il Museo Correr, le Gallerie dell'Accademia e la sede veneziana del museo Peggy Guggenheim.